Con questo documentario si vuole riassumere, per tutti coloro che non ne sono a conoscenza, un aspetto spesso dimenticato e trascurato del territorio della Valle del Metauro, la ferrovia che fino al 1987 ha unito il Montefeltro con la costa adriatica. La storia del tronco ferroviario Fan-Urbino è in realtà molto più complessa di quanto si possa pensare. Per facilitare la comprensione degli eventi che hanno dato vita all'attuale conformazione della linea ferroviaria è bene osservare e commentare una mappa. Il primo tronco ad essere realizzato fu il Fabriano-Urbino, aperto al traffico nel 1898, con l'intenzione di proseguire fino a Sant'Arcangelo di Romagna, posta sulla ferrovia adriatica. Quest'ultima sezione, tratteggiata nel disegno, venne in gran parte ultimata, ma mai completata né percorsa da alcun treno. Il 1 maggio 1915 le ferrovie padane aprirono all'esercizio il tronco ferroviario Fano-Fermignano, naturale collegamento tra l'esistente Fabriano-Urbino e la costa adriatica attraverso la Valle del Metauro. Fu poi la Seconda Guerra Mondiale a distruggere completamente tutte le ferrovie che potete vedere nella mappa. Esse furono ricostruite al termine degli eventi bellici, con l'inspiegabile eccezione del tratto Fermignano-Pergola. Ecco quindi spiegata la configurazione osservabile dal 1950 circa fino alla sospensione dell'esercizio del 1987, riguardante solo la linea Fano-Urbino. La Fabriano-Pergola è infatti ancora attiva e vanta il triste primato di essere l'unica linea secondaria, peraltro per un numero esiguo di chilometri, della provincia di Pesaro e Urbino. Interessante anche ricordare come la ferrovia metaurense fosse prevista in prosecuzione verso Sansepolcro ed Arezzo. Utili a questo punto sono alcune ulteriori informazioni che faranno capire all'ascoltatore come la storia di questa ferrovia sia una lunga serie di occasioni perse. L'origine del tronco Fabriano-Urbino risale, come già detto, a prima del 1900 ed era parte del progetto denominato Ferrovia Subappennina, poiché avrebbe dovuto lambire le catene montuose abruzzesi e marchigiane partendo da Torre dei Passeri, sulla Pescara-Roma, e toccando località come Penne, Teramo, Ascoli Piceno, Amandola, Camerino, Fabriano, Pergola, Urbino, San Leo, per finire a Sant'Arcangelo di Romagna, ubicata sulla ferrovia adriatica. Tutte le località citate erano già o sarebbero state in seguito toccate da altre ferrovie di varia importanza, e quindi la subappennina sarebbe stata una sorta di unione non solo tra le località servite, ma anche tra ben 8 diverse linee ferroviarie, 5 delle quali rimaste ancora in servizio. La ferrovia metaurense Fano-Fermignano non fu altro che un successivo collegamento tra la costa e l'entroterra, fortemente voluto e pagato dalle popolazioni dei comuni toccati, nonché sbocco sul mare della Fabriano-Urbino, rimasta incompleta del tratto Urbino-Sant'Arcangelo. Anche in questo caso è bene ricordare che il completamento di quest'opera avrebbe dato un senso maggiore all'intero tracciato, e la cosa fa ancor più male se si pensa che numerosi chilometri di ferrovia e gallerie vennero portati a termine e poi abbandonati. La stessa Fano-Fermignano ricalcava un precedente progetto di ferrovia mirante a collegare Fano con Arezzo passando per Sansepolcro, servita dalle ferrovie da Perugia e Fossato di Vico. Appare quindi evidente la differenza tra l'iniziale idea di due grandi linee, Fano-Arezzo e Torre dei Passeri-Sant'Arcangelo di Romagna, e l'effettiva conformazione finale, con due sole linee locali unenti Pergola con Fabriano e Fano con Urbino. Va sottolineato però che, pur nella loro modesta importanza, queste due linee locali, in origine collegate, svolsero l'importante compito di togliere dall'isolamento ampie zone del territorio del Montefeltro, in tempi in cui non vi era alcuna alternativa trasportistica. Il miglioramento della qualità della vita nei territori attraversati dalle ferrovie tra fine 800 ed inizio 900 venne avvertito anche nelle località della Vallata del Metauro. Intorno alle stazioni fiorirono attività commerciali e sociali che svilupparono centri abitati come Lucrezia e Calcinelli, propaggini di fondovalle dei rispettivi comuni Cartoceto e Saltara. Il tracciato misura complessivamente 48 km e 750 metri, dei quali 5 km e 580 metri nella Fermignano-Urbino.
Le stazioni e fermate sono attualmente 12: Fano, Cucurano, Lucrezia, Calcinelli, Serrungarina, Ponte degli Alberi, Fossombrone, San Lazzaro di Fossombrone, Calmazzo, Canavaccio, Fermignano e Urbino. Alla periferia di Fano era anche presente un raccordo merci con il mercato ortofrutticolo. La linea, sebbene di interesse locale, presenta caratteristiche geometriche molto favorevoli nella tratta Fano-Fossombrone, con curve molto ampie e pendenze sempre al di sotto del 15 per 1000. Da Fossombrone a Fermignano l'andamento del tracciato è un rapido susseguirsi di curve in costante ma non eccessiva ascesa. In questo tratto si trova la curva più stretta del tracciato, di soli 275 metri di raggio. L'ultimo tratto, Fermignano-Urbino, raggiungibile con inversione di marcia a Fermignano, ha delle caratteristiche a parte. Le origini delle differenze costruttive derivano dalla sua iniziale appartenenza al tronco da Fabriano, realizzato e gestito 20 anni prima dalle Ferrovie dello Stato. Diversamente, la Fano-Fermignano fu costruita ed esercitata dalle Ferrovie Padane. Ciò si esplica in una diversa sagoma dei tunnel e in raggi di curvatura che non scendono mai sotto i 300 metri, nonostante un territorio decisamente più impervio. Penalizzante è invece la pendenza, che tocca il 25 per 1000, rendendola paragonabile ad una ferrovia di montagna. Curioso è anche osservare che le progressive chilometriche di quest'ultimo breve tratto segnano tuttora la distanza da Fabriano e non da Fano. Lungo l'intero tracciato la ferrovia attraversa il fiume Metauro in quattro punti a Fossombrone e Canavaccio. Altre imponenti opere d'arte fanno bella mostra di sé nel tratto Fermignano-Urbino. La linea presenta anche 8 tunnel, di lunghezza mai superiore ai 1000 metri. Dal dopoguerra in avanti il servizio fu esclusivamente locale e composto di 8 o 9 coppie di treni al giorno. I tempi di percorrenza tra Fano e Urbino erano di circa 70 minuti, performance tuttora ineguagliate dal servizio di bus sostitutivo. Il sistema di esercizio della linea era la dirigenza unica. Questo sistema venne sperimentato per la prima volta in Italia proprio sulla Fabriano-Urbino nel 1926. La linea vanta quindi un glorioso primato ferroviario. Il materiale rotabile che ha percorso la linea negli ultimi decenni di esercizio era composto quasi esclusivamente da automotrici modello ALN 668 serie 1400, 1000 e 1900. Tali rotabili presentavano ancora negli anni 80 un buon livello di comfort ed erano stati concepiti proprio per questo genere di servizi. In precedenza la scena era appartenuta alle ALN 556, alcune delle quali, caso unico in Italia, subirono una modifica della disposizione degli interni che le rendeva atte al trasporto di pulcini vivi. Le composizioni si spingevano quotidianamente fino a 3 automotrici accoppiate. Non si è in possesso di documentazione che testimoni l'impiego di rimorchiate per nessuna delle 3 serie citate. Per il traffico merci, invece, la trazione era appannaggio delle D343 oppure dei D143. Alcuni aspetti della gestione del servizio sulla Fano-Urbino non andarono incontro ad un incremento delle prestazioni e dell'utenza. I fabbricati viaggiatori, che erano stati il centro nevralgico delle località servite, ricchi di servizi e dall'aspetto imponente, in seguito alla loro distruzione durante gli eventi bellici, vennero ricostruiti in modo eccessivamente economico, rendendoli più simili a capanni da spiaggia che a stazioni. Urbino, capolinea del tracciato, utilizzò una piccola ed inadatta stazione provvisoria fino al 1976, prima di vedere i completi lavori della nuova stazione, idonea al suo ruolo. Il risanamento dell'edificio storico della stazione di Fermignano si concluse solo nel 1980, a 7 anni dalla sospensione del servizio. L'armamento originario da 36 kg per metro era a causa di forti limitazioni della velocità e dei carichi assiali. Solo attraverso la sua sostituzione si sarebbe potuto sperare di migliorare i tempi di percorrenza. Ciò avvenne solo nel 1985, a 2 anni dalla sospensione, quando vennero sostituite da Fossombrone ad Urbino le vecchie rotaie in opera dal dopoguerra. Contemporaneamente anche gli scambi e parte dei segnali subirono ammodernamenti e ben 2 grandi sottovia vennero inaugurati a Fano e Fossombrone. Tutto ciò non servì a nulla. Il 31 gennaio 1987 l'ultimo treno, la LN 668 1935, raggiunse Urbino per l'ultima volta. A Roma, al Ministero, era stato deciso che della lunga lista di linee ferroviarie considerate rami secchi,
La Fanurbino sarebbe stata l'unica vittima da sacrificare a favore delle parallele autolinee, già da tempo attente e pronte a trarre vantaggio dalla chiusura del tratto ferroviario. A partire da quel giorno, nessun treno regolare ha più percorso, nemmeno occasionalmente, la Fanurbino. Si sa per certo, come testimoniano queste immagini, che fino alla seconda metà degli anni 90 alcuni carrelli di servizio dell'FS ed alcuni treni merci per trasporto di carri, carrozze e demolende hanno percorso la linea, che era perciò mantenuta perlomeno transitabile. In seguito, dal 1998 circa, il tracciato è stato lasciato nel più totale abbandono. La vegetazione ha gradualmente preso sopravvento sui binari, ricoprendoli spesso in modo completo. Queste immagini si riferiscono alle condizioni riscontrabili in molti tratti oltre 15 anni dopo la sospensione del servizio. Il tracciato somigliava più ad un fitto bosco che ad una linea ferroviaria. La situazione resta immutata fino al 2000, quando qualcosa di insolito inizia a muoversi lungo le parti di tracciato ancora percorribili. Si tratta dei motocarrelli dell'associazione Ferrovia Valle Metauro. FVM nasce nel 2000 ad opera di un gruppo di appassionati di ferrovia, principalmente di Fano. I suoi soci, per via della loro passione e dedizione al mondo ferroviario, vedono nella sospesa Fanurbino quello che i comuni cittadini non vedono: un'opportunità. Sin dalle sue prime iniziative, FVM si batte per il ripristino della linea, o quantomeno per la sua salvaguardia dalle speculazioni edilizie e dal degrado totale, nella lungimirante visione di un futuro in cui mezzi come il treno potranno servire a risolvere i problemi di traffico ed inquinamento che già affliggono le nostre città. La sua attività non può avvalersi di massicci investimenti economici, né di una forte sensibilità da parte dei cittadini della valle, completamente impreparati sul tema e poco sensibili ai problemi legati al trasporto pubblico su ferro. Gli iniziali soci decidono quindi di attuare operazioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ed al contempo di recupero concreto del tracciato, ancora in buone condizioni. Si acquistano alcuni motocarrelli dismessi dalle ferrovie e si inizia a ripulire il tracciato per poterlo percorrere con tali mezzi. L'intento non è di creare un servizio di trasporto regolare o turistico, ma semplicemente di attrarre l'attenzione della cittadinanza e di poter concretamente offrire ad un sostenitore o ad un amministratore locale da convincere un assaggio di quello che ancora il tracciato può offrire. Le operazioni di pulizia della linea e manutenzione dei carrelli, iniziate nel 2000, non sono mai cessate. Il tracciato richiede infatti una continua opera di manutenzione, mentre i carrelli, per via della loro dura attività operativa, necessitano di frequenti riparazioni. Quanto alle difficoltà incontrate durante le operazioni di recupero della linea ferroviaria, le immagini che potete vedere parlano da sole. Al massimo della sua estensione, i chilometri ripuliti erano almeno 20, mentre i motocarrelli impiegati erano 9. Tutti i soci FVM operano a titolo completamente gratuito e volontario, solitamente nei fine settimana. In media, in un intero pomeriggio di lavoro, è possibile ripulire 100 metri di binario. È quindi facile intuire che serve tantissima costanza e probabilmente anche un pizzico di sana follia per mantenere efficienti un tal numero di chilometri. Tra il 2009 e il 2011 l'associazione raggiunge i massimi risultati e riceve le più grandi gratificazioni. Numerosi sono i consensi all'iniziativa sia dal mondo degli appassionati che, soprattutto, dalla cittadinanza. Quest'ultima prende nel corso degli anni una maggior consapevolezza delle potenzialità nascoste in quei binari all'apparenza così inutili e superati. Le opportunità per i cittadini di carpire informazioni sulla storia e sulle opportunità offerte dalla Fanurbino diventano infatti numerosissime. FVM organizza ogni anno la tradizionale festa della stazione di Fermignano, giunta alla 13ª edizione, ed ha partecipato attivamente a tutte le giornate nazionali delle ferrovie dimenticate. Secondo voi ci sono i termini per poter, un progetto proprio commerciale, sì, sotto ogni punto di vista, per poter, diciamo, almeno coprire le spese? Ci sono questo tipo di... Sì. Quindi avete fatto degli studi? Adesso, ma... diciamo, è fresco un progetto di prossima realizzazione, che è un progetto certificato da una società che costruisce linee ferroviarie, dove Giovanni Carboni partecipa anche lui nella realizzazione di questo progetto. Verrà presentato, penso, verso marzo. Lo presenteremo alle autorità e a chi ce lo chiede.
che venga visionato. Lo stato della linea attuale? Ma lo stato attuale, diciamo, è solo sepolta dalla vegetazione la parte dove noi non puliamo, perché la parte che va da Firminiano Urbino è perfetta, pulita e transitabile. La parte restante, che da Firminiano va a Fanno, è tutta integra, però è una vegetazione continua, anche perché non si fanno opere di manutenzione, di conseguenza. Sicuramente diciamo, immagino che avete fatto un preventivo sui costi. Sì, quello, diciamo, il dettaglio è sempre Carboni che segue la parte tecnica, diciamo. Quindi dopo magari sentiamo diciamo un attimino. Quindi sì. Quest'anno avete visto qualcosa in più? Io dalla visione mia personale, personalmente vedo più attenzione. C'è più attenzione. Sia dalla politica, ma soprattutto importante dalla popolazione. Diciamo, noi abbiamo molti appoggi dalla popolazione, specialmente dell'entroterra. Anche il politico ovviamente si adeguerà e si sta adeguando a questo, diciamo, questo indirizzo di questo ripristino della linea ferroviaria. Sicuramente voi mi dite che c'è anche un discorso proprio di traffico possibile, oltre che poi tutto un progetto, diciamo, se vogliamo che da inventare, legato al turismo, no? Cioè, poi voglio anche premetto che molto ha fatto anche il sindaco di Urbino attuale. Cioè, noi Gambini ha dato una grande spinta anche a noi, perché lui ha dato subito l'appoggio e anche, diciamo, concreto, ha dato una buona mano anche a noi, ecco, su questo fatto. La posizione delle Ferrovie dello Stato, sì. Qual è? Ma loro sono, diciamo, loro avevano la gestione che adesso con la dismissione non hanno più. Di conseguenza si perdono quelle, diciamo, quelle linee che sono i confini, le fasce di rispetto, si va a perdere, diciamo, proprio l'importanza di questa cosa con la dismissione. Ecco, che è fondamentale. Dismissione vuol dire comunque conservare le stazioni, tutte quelle che il patrimonio. Sì, però non è più ferrovia. Ma non essendo più ferrovia può essere o vendibile o cedibile, cioè si va in questo rischio. Quindi sembra, cioè la dismissione è stata appena fatta? Nel 2011. Immagino, se non ci si muove in tempi rapidi, che verranno fatte delle gare e per cui se si comincia a spezzare, a vendere questa, quella, quell'altro, si perde tutto il non si potrà più come fa, come è successo immagino per la tratta che la Ferroviana va verso il bar, diciamo così, che poi in realtà va verso. Ho capito, quindi bisogna muoversi. Questa volta, signori, che le elezioni regionali servano davvero a qualcosa di concreto, cerchiamo di muovere un attimino il territorio che davvero ha bisogno anche di una linea, perché cioè, una linea ferroviaria è davvero una cosa, oltre che affascinante, utile anche dal punto di vista pratico, cioè la gente che va a lavorare è funzionale, è funzionale. Oltretutto poi qui cioè, fa capofitto da una parte anche Urbino, comunque se è diventato appeso a Urbino, gliela vogliamo dare, c'è la stazione, c'è tutto, diamogli anche la linea ferroviaria. Non lo so se poi un giorno da lì o da Fermignano si potesse mai ricominciare a fare qualcosa per le spalle, cominciamo a avere questo passo e poi dai, si vede. C'è qualcheduno che ha fatto anche questo bicitreno, non so se posso chiedere a voi, non siete voi, però in linea di massima, cioè... Io esprimo sempre un parere mio personale che insieme al collega mi sembra che è una cosa un po' abbiamo fatto tre viaggi da Fano a vedere questo bicitreno e ancora non siamo riusciti a capire il trucco per farlo stare sul binario. Diciamo, noi abbiamo visto il prototipo, l'abbiamo presentato anche il 9 di novembre a Canavaccio, ma non c'era ancora il sistema per tenerlo nel binario. Andiamo un attimo nelle fantasie, poi entriamo nelle cose più serie. Ma non so, per esempio, inserire, non so se tecnicamente è possibile, all'interno della rotaia una sorta di pista ciclabile, quindi in alcune ore rendere proprio pista ciclabile, è possibile questa? No. Perché c'è a parte non ci sono gli spazi, perché diciamo la distanza da un binario all'altro è 1,40 m. Quindi non... quindi voi siete per la ferrovia? Sì. Pura, ferrovia punto e basta. Treno, ferrovia, ma non tram, giusto? No, treno.
perché, come ne abbiamo parlato prima fuori onda, sì, il problema del tram, che è un mezzo più lento, sì, probabilmente nelle salite soffre, eccetera, sui tempi sarebbero realizzabili. Okay. Poi tecnicamente parliamo con lui, anzi forse io direi che possiamo, sì, già direttamente parlare. Carbone, almeno, esatto, passiamo con Carbone, così facciamo alcune domande di tipo tecnico. Vabbè, grazie. Okay, grazie a voi. Bene, siamo con Giovanni Carbone, lui è il tecnico. Ecco, allora, la prima domanda che mi viene in mente, è, immagino che ci sarà comunque da rimettere in piedi molte cose nell'eventualità, la gestione per esempio dei passaggi a livelli. Ecco, quanti saranno in tutta la tratta? Allora, innanzitutto parto dalla situazione attuale e dico quanti sarebbero adesso e quanti erano al momento della sospensione del servizio. Erano 55, quindi scartiamo già numeri che sono stati dati da enti e associazioni e soggetti più svariati, che vanno da 109 a 400 a 500, assolutamente no, sono 55, è molto semplice da contarli. Il progetto allo stato attuale li ha ridotti a 33, trovando delle soluzioni alternative. Ovviamente si sono ridotti a 33 e non a zero, perché nel fare il progetto si cerca non solo di creare una linea utile e funzionale, ma anche una linea che non abbia dei costi esorbitanti, perché se uno li vuole togliere tutti, li può togliere tutti, ma ovviamente i costi salgono. Una seconda versione del progetto, che è attualmente in fase di conclusione, li ridurrà a 20 probabilmente, quindi anche in questo caso si è ridotto molto l'impatto. Teniamo conto che questi 20 passaggi a livello che rimarrebbero sarebbero i 20 sulle linee meno trafficate, quindi se uno parla di impatto sulla circolazione stradale, quello che è stato progettato sicuramente non crea nessun problema. Se uno parla poi di costi, ovviamente un'opera, un sottovia, un sovrappasso, quello che è, ha un costo. Comunque noi abbiamo anche stimato il costo complessivo dell'intervento, che dovrebbe aggirarsi, a seconda ovviamente del livello che si vuole raggiungere, tra i 60, 70 o anche 80 milioni di euro. Però 80 milioni di euro si parla di una linea super, una linea ottima. 60 milioni di euro si parla di una linea che funziona molto bene. Più si va a scendere e si degrada. Cioè, si può fare anche la cosa in più passi? Cioè cominciare da un certo tipo di progetto, noi, prevedendo il passo successivo? Certamente. Noi una delle cose che avevamo ipotizzato, quando si parlava ad esempio di treno turistico, non si vuole, cioè è assurdo pensare che una linea venga realizzata solo per fare un treno turistico, perché non si possono spendere tutti questi soldi per mandare un treno la domenica, e questo tante persone che hanno sentito il nostro discorso se lo saranno chieste. Il treno turistico può essere un punto di partenza, cioè io dico, io non ho 50 milioni, non ho 80 milioni, però ne ho 8-9. Con questi 8-9 sistemo l'esistente in modo da rendere possibile il transito di un treno turistico, che va lento, ma tanto che gli importa, lo fanno per godersi il territorio, quindi è un punto di partenza. L'anno dopo ce ne ho altri 10, allora lo rendo un po' più veloce, un po' più frequente, chissà che qualche tempo dopo si riesce anche ad arrivarci per step successivi a questa cosa. Ovviamente ci sono poi varie sfaccettature in questa cosa, perché arrivarci per step successivi, da un lato vuol dire spendere di meno di volta in volta, ma forse vuol dire spendere di più complessivamente. Certo. Quindi bisogna fare delle scelte. Ok, una domanda. Quindi nell'ipotesi la cosa vada in porto, davvero ce l'auguriamo, anche perché adesso sono veramente tante le persone che vogliono che questa linea parta. Quindi la proprietà passerebbe a chi? Alla provincia? Come allora, funzionerebbe in questo caso? La situazione in questo momento, diciamo, mentre noi parliamo, in questo momento la situazione è quanto mai confusa, ecco, cioè in realtà in questo momento non è ben chiaro che cosa succederà, molto è in ballo. Attualmente noi sappiamo che la parte terminale della linea, cioè da Fossombrone a Urbino, è passata alla provincia in comodato d'uso, quindi senza la possibilità però di cambio di destinazione d'uso. La parte invece a valle si parla di un acquisto da parte della regione o della provincia, che però attualmente non si è concluso, questo ne siamo quindi sicuri, non sappiamo a che punto è la trattativa. Quello che noi ci domandiamo, e invitiamo anche gli ascoltatori a questo punto a domandarselo, è come può essere che lo Stato, che la provincia, la regione sono lo Stato, debbano pagare un bene dello Stato che appartiene già allo Stato. Cioè
io mi compro la mia scrivania o la mia macchina e me la do a me o la do a mia madre, cioè come funziona questa cosa? E il sospetto è che dietro la questione acquisto ci siano delle idee diverse da quelle benemerite di tenere insieme il tracciato come non è avvenuto sulla Fabriano Pergola, ma ci siano degli interessi diversi, perché per quello basterebbe il comodato d'uso. La dismissione, che è un'altra storia e che è stata chiesta da Ricci diversi anni fa, avvenuta come decreto nel 2011 ma resa effettiva poi solamente nel 2013 quando il nostro ricorso è stato respinto, la dismissione non è un atto che cancella il treno, è un atto però che dice da oggi questa non è più una ferrovia ma è un pezzo di terra a forma di ferrovia, quindi ci si può fare qualcosa di diverso dalla ferrovia. Noi a gran voce abbiamo sempre chiesto la revoca della dismissione, perché se ci si accusa di fare delle scelte che costano, la revoca della dismissione probabilmente con 100 euro si fa, quindi è un atto salva il tracciato a costo zero, perché se vogliono i 100 euro glieli do io. Ok, c'è l'eventuale riapertura della tratta, può creare problemi ad attività commerciali e a privati che nel mentre abbiano acquistato i vari, cioè siano in affitto immagino nei vari immobili eccetera, o può essere per le attività magari anche un valore aggiunto? Cioè... Allora, a un privato che ha acquistato una casa vicino alla ferrovia, mentre la ferrovia non era ancora dismessa, perché è stata dismessa definitivamente nel 2013, quindi gli unici, come dire, del tutto innocenti sono quelli che l'hanno comprata dopo il 2013, lì non ci piove. Chi l'ha comprata prima, vicino a una linea di fatto in esercizio, ma solamente sospeso il traffico, con la convinzione personale che il treno non sarebbe ritornato, è una convinzione personale che se il treno ritorna non è altro che un errore, non è, cioè, gli può creare malumore. Quindi, ma di fatto ha comprato la casa. Ci possono essere degli abusi. Ci possono, non degli abusi, però uno può vedere il treno come un fastidio, può vedere il treno come un fastidio, questo è sicuro. Però bisogna anche considerare che c'è una larga parte di territorio che il treno lo vedrebbe come un vantaggio. Poi si parla di attività commerciali, ma vogliamo provare a immaginare il fiorire di attività commerciali vicino a una stazione. Certo. Cioè come minimo vicino alla stazione ci faccio il tabacchi, ci faccio certo. l'edicola, certo. ci faccio il supermercato, ci faccio... Ma tutto, cioè è sempre stato così questa cosa. La ferrovia è un volano di sviluppo per un territorio, quindi uno dice chi ha la casa vicino alla ferrovia ha tutti i diritti di essere tutelato dal passaggio del treno con tutti gli strumenti tecnici e burocratici che esistono, ha il diritto di ricevere degli indennizi se degli abusi a sua insaputa ci sono stati, ma non ha diritto di impedire che chi ne può beneficiare ne benefici. Allora, Michele invece ci racconterà qualche curiosità. Sì, intanto diciamo che siamo nella stazione di Fermignano. Fermignano, se uno vedesse la stazione dall'esterno, si rende conto che era una stazione importante. Fermignano aveva l'importanza di essere nodo ferroviario. In questa stazione arrivavano i treni da Fabriano e scendevano verso Fano, addirittura da Fermignano doveva proseguire la linea per Arezzo e da Urbino doveva proseguire la linea per Sant'Arcangelo di Romagna. Una linea importantissima, quindi, cioè proprio si collegano... Esatto, doveva essere un nodo importantissimo per tutto l'entroterra. Poi una serie di vicissitudini come la guerra, ma anche parecchie interferenze da personaggi contrari alla ferrovia, ha fatto sì che un pezzo di ferrovia non fu costruito, ricostruito, la pergola Fermignano, e quest'altra fu in qualche maniera abbandonata, però così trascurata. E l'altro pezzo addirittura da Urbina a Sant'Arcangelo di Romagna, anche quello fu abbandonato forse per motivi taglioti. Non so, uno la voleva più vicina all'altro, il paese la voleva più vicina a sé, l'altro più vicina. Era un bel progetto interessante, tu immagini che era un giro turistico dove lì c'era la linea che andava su, no? Sicuramente. Potevi fare una cosa che era davvero dal punto di vista turismo una tappa mica da ridere. Cioè, allora, Urbino, San Leo. Allora, queste sono zone. Queste sono zone che, storiche, quindi ricchissime di turismo, ma qui non è che noi parliamo soltanto di turismo, come ha detto Giovanni, qui abitano le persone, ah, certo. ma tante persone
che se noi guardiamo anche la popolazione come era distribuita 100 anni fa nell'intera provincia di Pesaro, siamo intorno a 300.000 abitanti, più o meno come adesso. A causa della mancanza di infrastrutture, adesso tutta la popolazione si è spostata lungo la costa. Allora noi come al solito ci troviamo un paese diviso. Sulla costa abbiamo una marea di persone che non sappiamo più dove metterla, con intasamenti di città, di automobili, di parcheggi, e l'entroterra che si spopola molto di più. Le infrastrutture sono una cosa fondamentale. Ovviamente le infrastrutture che permettono maggiori spostamenti con minimo impatto ambientale, con minimo inquinamento, è ovvio che sono quelli i mezzi su rotaia, perché il treno da sempre rappresenta il miglior mezzo di trasporto di massa. Un'altra notizia storica, ferroviariamente, che posso dire di questa linea, della Fermignano, anzi dell'Urbino Fabriano, è che nel 1926 su questa linea, per la prima volta in Italia, fu esercitata la linea a dirigenza unica. In sostanza non c'era più la presenza del capo stazione nelle stazioni, ma bensì c'era un personale assuntore comandato da un dirigente. Quindi è stata proprio l'origine del futuro dei sistemi di circolazione ferroviaria, ed è una cosa, un primato che questa linea ha, e qualcuno se lo deve ricordare. Almeno questo primato ce l'abbiamo, come la Napoli-Portici è stata la prima ferrovia d'Italia e si festeggia ogni anno. Ricordiamoci che su questo territorio, dove hanno fatto una strage di ferrovie, perché bisogna dirlo che doveva essere ricchissima di ferrovie questa provincia, invece non è rimasto più niente, ha anche questo primato. Che altro dire? Ok, io direi una cosa. Se volete fare qualche domanda, normalmente gliele faccio io le domande alla politica, però stavolta sarebbe più carino se le fate voi, perché siete i diretti interessati. Siccome a noi piace sotto campagna elettorale sentire la politica e poi verificare in un secondo tempo se le promesse diventano realtà o se rimangono le solite parole al fumo, io direi, se volete, di fare voi direttamente delle domande che poi noi giriamo alla politica. Io fondamentalmente ho due domande. Bene. Che sono per le due principali categorie di politico che ci sono attualmente sul mercato, così dire, non so come definirlo. Quelli che ci dicono di sì e che ci sostengono e che noi ringraziamo tanto, io li voglio spronare e gli dico: ve la sentite di appoggiare il nostro progetto e durante la prossima legislatura portarlo, se non a un ripristino della linea, perlomeno a uno stato di progettazione tale da poter cercare dei finanziamenti? Questa è la prima domanda. La seconda domanda che faccio invece agli indecisi o anche ai contrari è: se la sentono alla luce del fatto che esistono delle nuove realtà progettuali e alla luce del fatto che le decisioni prese finora si sono basate sul nulla, a prendersi la responsabilità di fronte a un intero territorio e di fronte alla storia di essere i colpevoli della fine di un'infrastruttura che poteva far bene a un territorio? Allora, questa volta vogliamo essere fiduciosi. In questo paese, cioè, o finiamo o qualcosa deve cambiare. E anche per questa storia, che per quanto ci riguarda è la prima di tutta una nuova serie di storie che andranno su RTM, e come segno di buon augurio vogliamo dire che la cosa potrebbe partire. Come lo possiamo rappresentare? Ci abbiamo già la paletta, fantastico. È pronta. Questa c'è già, non c'è bisogno di comprarla. Quindi diamo il via a questo treno e... Il Movimento 5 Stelle di Urbino vuole fortemente la riattivazione della tratta ferroviaria Fano-Fossombrone-Fermignano-Urbino, perché la considera una struttura strategica per l'intero rilancio dell'entroterra. Il corridoio tecnologico presente è di grande valore, poiché ormai irripetibile per raggi di curvatura, pendenze ed ubicazione del tracciato rispetto allo sviluppo antropico della valle. Percorsi alternativi non sarebbero possibili. I cittadini e i lavoratori potrebbero utilizzarlo come metropolitana leggera per gli spostamenti di corto raggio, poiché passa a ridosso dei centri abitati e dei nuclei industriali della valle. Inoltre, da considerare l'utilizzo turistico, per il quale sono in campo diverse idee anche originali, quale il treno del gusto, che consentirebbe al viaggiatore di assaporare i prodotti tipici locali, o l'attrezzare vagoni per il trasporto di biciclette, moto, addirittura cavalli, per favorire il turismo sportivo e ricreativo.
o istituire il vagone tecnologico per dare modo al turista di documentarsi sulle bellezze storico-culturali, naturalistiche ed architettoniche dei paesaggi che si appresta a visitare. Limitare l'utilizzo della tratta ad una pista ciclabile o al cosiddetto bicitreno nasconde la volontà di realizzare nel sedime ferroviario un acquedotto che porti sulla costa le acque del Pozzo del Burano, senza sapere neanche le portate mungibili dal pozzo in assenza di approfonditi studi idrogeologici. Il Movimento 5 Stelle è contrario al ripristino della tratta utilizzando strumenti contrattuali quali project financing, come paventano i Verdi, poiché si è rivelato uno strumento molto più costoso sul lungo periodo del puro finanziamento pubblico. I cittadini dell'entroterra vogliono il ripristino della tratta e la considerano uno strumento di riequilibrio strutturale rispetto alla costa, che nella mala gestione politica amministrativa pluridecennale ha goduto dell'implementazione di tutti i servizi necessari allo sviluppo socio-economico, mentre l'entroterra è stato dimenticato oppure è stato oggetto di speculazione, come testimoniano i centri commerciali vuoti sparsi un po' ovunque o il brutto e inutile parcheggio di Santa Lucia che ha indebitato il comune di Urbino per i prossimi decenni. Il Movimento 5 Stelle Urbinate ritiene che questa sia un'occasione per incamminarsi verso un modello di trasporto e mobilità sostenibile, alternativa al trasporto su gomma, che potrà favorire la rivalorizzazione delle ricchezze artistiche e naturalistiche dell'intero entroterra. Grazie per l'ascolto e buona serata. E innanzitutto un ringraziamento agli amici dell'associazione Ferrovie Val Metauro che da tempo si occupano, da tempo immemorabile, si occupano della riattivazione di quest'opera che c'è già, che è la Fano Urbino, che purtroppo la politica marchigiana e pedarese del PD in primis ha voluto smantellare. Noi sin dall'inizio abbiamo supportato l'associazione con un sostegno anche legale e ci siamo sempre battuti a fianco dell'associazione e continueremo a farlo perché questa è un'opera importantissima per la nostra provincia. Lo abbiamo fatto prima, lo facciamo adesso e lo faremo in futuro e non facciamo come appunto come dicevi tu prima quelle persone che in virtù di una campagna elettorale appaiono e fanno finta insomma di occuparsi di una tematica, nella fattispecie della ferrovia. Noi ci siamo sempre occupati di questa tematica, naturalmente la voce grossa l'ha fatta l'associazione, questo come ho detto prima ne va appunto il merito, continueremo a batterci per la FVM.